Ladies, gentlemen e carcasse, ciao dal vostro Stigar. Oggi sulla scia dei post atomici, che ormai sono diventati una mia specialità, vi voglio parlare di un film del 2013 di Jeff Renfro con Bill Paxton e Lawrence Fishburne come protagonisti. The Colony. A una ventina d'anni, a partire da oggi, gli esseri umani hanno costruito torri meteorologiche per controllare il clima dagli effetti del surriscaldamento globale. Qualcosa però va storto e la Terra viene investita da una nuova era glaciale. I sopravvissuti si organizzano in bunker sotterranei dotati di sistemi per la produzione di energia, di coltivazione e di allevamento per il sostentamento. A capo di uno di questi, la colonna 7, ci sono due soldati, Briggs e il suo vice Mason. Poi c'è Sam, che è un ragazzo recuperato da bambino, da Briggs, mentre vagava nella neve e che quindi gli deve la vita. Kai è la sua compagna, che è l'addetta alla ricerca di una torre climatica ancora in funzione e in grado di creare un ambiente favorevole alla vita. Uno dei più grandi pericoli in una comunità di questo tipo sono le malattie. In un contesto così anche una semplice influenza diventa pericolosa e quindi la cosa più difficile per Briggs è proprio gestire queste situazioni. La regola è che a chiunque venga diagnosticata una malattia infettiva deve essere espulso dalla comunità. In questo Mason è molto meno comprensivo e non si fa problemi a fare direttamente fuori chiunque inizi a manifestare qualche sintomo prima ancora della diagnosi. L'apparente equilibrio della comunità, se di equilibrio si può parlare in un contesto di questo tipo, viene scosso dall'arrivo di un segnale di richiesta di soccorso dalla Colonia 5, una vecchia centrale idroelettrica dove sopravvive una comunità simile a quella dei nostri eroi. O almeno dove sopravviveva, visto che dopo essere giunti sul posto, Briggs, Sam e un terzo membro della spedizione trovano solo uno dei coloni, per di più malnutrito e indebolito. Questi gli rivela l'esistenza di un gruppo che è stato in grado di ricreare un'oasi riparando una delle torri meteorologiche. Il problema è che la spedizione che hanno inviato non ha mai fatto ritorno e soprattutto le orme lasciate hanno attirato un gruppo di feroci cannibali. Da molto tempo ormai. The Colony è un classico esempio di film post-apocalittico che muove da una tematica piuttosto calda negli ultimi anni, che è quella del riscaldamento globale provocato dalle attività umane. Qui in realtà si va oltre. E ci si figura un futuro dove la ricerca del controllo climatico per far fronte al riscaldamento ha provocato l'effetto opposto, gettando il pianeta in un inverno globale. I personaggi sono quelli tipici del film d'azione, i due protagonisti bellocci, innamorati, che credono e sperano in un futuro migliore. E poi c'è il saggio capo, apparentemente burbero ma dal cuore d'oro, interpretato da Lawrence Fishburne, e l'immancabile braccio destro, cinico e spietato, che vuole imporre la sua visione delle cose. Un sempre ottimo Bill Paxton. Nonostante non siamo di fronte a una trama particolarmente originale, The Colony ha una struttura piuttosto solida, con una prima parte dove ci viene presentata la vita della colonia, i personaggi e la loro caratterizzazione è piuttosto ben riuscita. E poi, telefonata al punto giusto, arriva la variabile che sconvolge gli equilibri e fornisce il pretesto allo sviluppo della nostra storia. La seconda parte è decisamente più interessante, caratterizzata da buone scene d'azione, supportata da una buona fotografia e una regia in grado di sfruttare discretamente le ambientazioni claustrofobiche della vicenda.
L'espediente di cambiare location per passare a un ambiente sempre altrettanto angusto e cupo, ma che fornisca una variabilità scenica decisamente maggiore, si può dire che sia perfettamente riuscito. Quando poi i nostri eroi si troveranno di fronte ai cattivi di turno, ci sarà pane, o meglio carne umana, per i denti degli amanti del genere. Le scene di cannibalismo piuttosto truci, che non lesinano in gore e splatter, contribuiscono alla riuscita di un film che, nonostante i limiti descritti, è un film che intrattiene e diverte, supportato da un ritmo tutto sommato efficace e da un cast di tutto rispetto. Pur non ricorrendo a effetti speciali particolari, infine con un budget non particolarmente ricco, The Colony è un film che merita la visione e, se non ci si aspetta un capolavoro, si potrà apprezzarlo per quello che effettivamente è: un buon film d'azione post-apocalittico. Per questa video recensione è tutto, dal vostro Stilgar, alla prossima!